Riccardo Sanna, un recupero all'ultimo momento per il derby, eri in campo, hai giocato tutta la gara e sei stato grande protagonista perché il tuo gol, il pareggio, ha dato quella scossa che poi è servita per arrivare alla vittoria. Beh, sono contento sia per il gol che per questi tre punti che servivano tanto alla squadra. Il mister ci aveva chiesto questo favore e noi dovevamo riscattare al meglio questi tre punti. Rispetto alla gara scorsa parlavamo anche col mister, un po' meno vento e soprattutto qualche giocatore in più. In campo è rientrato Mannoni, Chelo, ha potuto giocare dall'inizio Del Rio, che vi dà anche una bella soluzione da dietro. Sicuramente le assenze domenica hanno pesato, domenica scorsa contro l'Isola Lidi, anche se c'era un fortissimo vento dove noi solitamente giochiamo palla a terra e col vento era un po' difficile domenica scorsa giocarci. Oggi c'era meno vento, abbiamo giocato meglio la palla e al secondo tempo siamo usciti a fare due gol e a vincere questa partita. Nel primo tempo siete partiti bene, tu stessa hai avuto una bella occasione, magari se la sbloccate lì è già diverso. Poi il gol subito alla fine del primo tempo poteva essere pesante per voi, invece comunque vi siete ricompattati. Beh, comunque sì, loro al primo tempo hanno avuto solo un'occasione, una disattenzione nostra in difesa. Noi abbiamo avuto tre o quattro occasioni, mi sa, all'inizio il portiere loro è stato bravo e niente. Noi poi siamo usciti al secondo tempo, meno male, per fortuna per noi e per il Selargius che meritava questi tre punti oggi. Senti, gioia e un po' di amarezza perché hai fatto gol e mi sa che la munizione ti precluderà la gara, la prossima gara. Sì, beh, come l'altra volta, no? Ho fatto gol e poi la domenica scorsa ho saltato. Sì, comunque sono squalificato. Pesa un po' di rammarico in questa squalifica, però ci sono i compagni, fiducia a loro e andiamoci a prendere questi tre punti a fondi che sono fondamentali. Un po' avevate anche questo spirito di rivalsa rispetto all'andata, che avete giocato bene, avete raccolto 0 punti, era all'inizio del campionato, si sta vedendo un altro Selargius e soprattutto un'altra Olbia completamente diversa. Sì, noi comunque sì, al completo ce la giochiamo con tutti, siamo una squadra che gioca bene, lo dicono tutti, ma non, lo dimostriamo anche durante la settimana che stiamo bene. E niente, poi la domenica tanto il verdetto è sempre quello, il rettangolo di gioco dice tutto. Era importante per voi riscattare la sconfitta e iniziare bene il ritorno, ci siete riusciti? Sì, dai, anche i tre punti con l'Olbia sono fondamentali comunque sia. Che per è sempre un derby. Certo, il primo tra l'altro che avete vinto in stagione come derby. E si sono andati tutti male gli altri quattro, quindi meno male che adesso sono tre in casa e uno fuori, quindi se giochiamo solo con la Zacchena fuori. Invece per te sta andando bene, no? Terzo gol, quasi sì, sempre sono decisivo. Sono contento, sono soddisfatto, il mister mi dà sempre dei consigli, io cerco di metterli sul campo, mi dà fiducia e io spero di ripagare al meglio la sua fiducia. Grazie Riccardo Sanna, complimenti per il gol, per la vittoria, in bocca al lupo per la prossima partita in casa perché tu non ci sarai. Grazie a voi, arrivederci.